benvenuti a questa alla festa della Repubblica e della Costituzione, che rientra nella tradizione di libertà e giustizia. Le abbiamo fatte in varie città d'Italia, quest'anno tocca a Firenze, anche qualche anno fa avevamo già fatto anche a Firenze, e ci pare che sia molto importante in questo momento. È inutile parlare di quello che sta succedendo, e quindi mi limiterò, prima di dare la parola a Lorenza Carlassare, di ricordare alcune cose. Prima di tutto penso che dovremmo dare un applauso a Paul Ginsburg, che è il presidente di Libertà e Giustizia, che sicuramente a Firenze e nel mondo non ha bisogno di essere presentato, perché la sua storia d'Italia dal dopoguerra a oggi è il libro su cui nel mondo si studia l'Italia. Pensate che l'edizione Penguin ha avuto soltanto quella, ha avuto 28 nuove edizioni, cioè chi studia la storia d'Italia fuori dal nostro paese studia sul libro e sui libri di Paul Ginsburg. Quindi noi siamo molto fieri che sia con noi e che ci dia il suo aiuto, che dia a tutta l'associazione il suo aiuto in questo momento così difficile, che io non sto nemmeno a parlarne di cosa stiamo vivendo, perché qua siamo tutti grandi e tutti lo sappiamo. Voglio solo introdurre questa giornata con due brevissime citazioni. Una viene da Avvenire, che è uno dei giornali a cui io sono più affezionata, il suo direttore è qui con noi e parlerà oggi, e è l'editoriale di due giorni fa, e c'è scritto questo a firma di Diego Motta: ci sono anche nuove dinamiche possibili e alleanze sociali su cui ragionare, frutto e premio della collaborazione virtuosa tra enti locali, società civile, mondo ecclesiale. È questo ciò che si staglia all'orizzonte, nella logica della collaborazione e dell'inclusione sociale, vera alternativa alla delega in bianco al potente di turno. Ecco, mi pare che sia una strada interessante, e vi leggo anche due righe finali che mi paiono molto. Gran parte della comunità sa riconoscere e ritrovarsi in un percorso che, alla creazione di nemici, preferisce la ricerca di alleati e la capacità inclusiva, la prospettiva del et invece di quella dell'out. Sono parole che possiamo, su cui possiamo riflettere. E l'altra sono due righe, pochi pensieri di Calamandrei. Il punto di arrivo è sconfiggere la miseria, perché la miseria esaspera i nazionalismi, incoraggia le avventure e suggerisce la sfiducia nella inutile libertà. Solo dove la democrazia ha saputo vincere la miseria, il popolo ha fiducia nelle istituzioni democratiche ed è pronto a difenderle a costo della vita. Sono due pensieri che stanno profondamente nel mio cuore e mi illuminano. Adesso noi daremo per cominciare la parola a Lorenza Carlassare, che è qui e che è la più grande studiosa della nostra Costituzione, soprattutto sì, donna comunque, ma io non voglio insistere sul problema donna, che pure per te è stato molto pesante nella vita. Pensate a quante cose sono, da quante cariche lei è stata esclusa perché in quanto donna.
L'abbiamo vista tutti battersi come una leonessa durante il referendum, e quando si vedeva arrivare quell'immagine di lei serena nella sua casa di pace, tutti eravamo tranquilli perché diceva le cose vere, autentiche, in un modo pacato e sempre molto convincente. Quindi non c'è altro da dire se non che è stata una grande maestra di Costituzione e ha una sua scuola di Costituzione che ancora fa a Padova e che è molto importante, credo che sia per gli studenti, soprattutto vengono da tutta Italia per questa tua scuola, è molto importante. Quindi grazie, la parola a Lorenza che ci parlerà della solidarietà. Ma il tema della solidarietà secondo me è fondamentale in genere, però in questo periodo storico direi che proprio il punto più importante della nostra Costituzione da sottolineare, ed è un punto su cui devo dire bisogna rendersi conto che la Costituzione si basa su questo principio di solidarietà che viene enunciato all'articolo 2 della Costituzione, che dice: la Repubblica, attenzione perché è importante, riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede, quindi garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, ma richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, che poi sviluppa nell'articolo 3. Ecco, la solidarietà, cos'è questo principio? Beh, intanto è strettamente legato e viene da che cosa? Dal principio cardine su cui la Costituzione è poggiata, che è la persona umana e la sua dignità. Questo è il punto di partenza. Il punto su cui in Assemblea Costituente tutti erano d'accordo, anche per l'esperienza storica passata, perché voi sapete che nel regime precedente, quello fascista, la persona non aveva rilievo alcuno, era solo uno strumento, lo Stato era al centro. Qui c'è un rivolgimento totale di valori. Il legame però fra diritti e solidarietà è sempre stato sottolineato in Costituzione, anche nei lavori della Costituente, tanto che nel primo testo, la prima stesura, dei relatori che erano La Pira e Basso, indica un duplice fine nel riconoscimento dei diritti: inalienabili e sacri, ma assicurare l'autonomia e la dignità della persona, quindi la dignità, e promuovere al tempo stesso la necessaria solidarietà sociale. Questo discorso è importante perché la solidarietà è un principio che pervade, attraversa la Costituzione intera, dal lavoro alla scuola, alla salute, all'assistenza, alla previdenza, persino alla laicità, dai rapporti sociali ai rapporti familiari, dai doveri costituzionali all'immigrazione, dal patrimonio storico e artistico della nazione, che è un bene comune che la Repubblica deve tutelare, anche poi vedremo perché lì c'è una forma di identità che in qualche modo unisce nella solidarietà, nel riconoscersi in questo patrimonio culturale. E poi i costituenti, e questo è molto importante, pensavano anche alla solidarietà fra popoli, perché l'articolo 11, ripudiando la guerra, consente limitazioni di sovranità per l'Italia, ma solo per un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, cosa che oggi non c'è, perché la pace senza giustizia non ha nessun valore. Quella che vogliamo non è la pace dei cimiteri, come diceva giustamente Kant nel discorso La pace perpetua, ma noi vogliamo anche una pace basata sulla giustizia fra i popoli, mentre il sistema globale è fortemente segnato da ingiustizie che dopo recano naturalmente, e quindi non è
E la pace nella giustizia è l'unica che può portare frutti durevoli. E quindi cessare lo sfruttamento violento, la rapina delle risorse di molti paesi è la prima regola per realizzare con la giustizia la pace nel segno della solidarietà. Oh, che cos'è questa parola? A me interessava anche vedere da dove viene fuori. E solidarietà ha vari significati. Ed è un termine che inizialmente veniva espresso con la parola fraternità. E voi la trovate, fraternità, la troviamo, si lega proprio alla nascita dello stesso costituzionalismo, perché nelle bandiere della rivoluzione francese era scritto liberté, égalité e fraternité. Ed è importante ricordarlo perché prima la fraternità degli antichi era una questione tra privati, tra persone che avevano sentimenti, ma qui finalmente assume una dimensione politica perché riguarda il popolo e il cittadino nella sua relazione con lo Stato. Oh, intanto già con il concetto antico cristiano di fraternità c'era stata una novità importante, perché questa fratellanza non era più legata, appunto come per gli antichi, a rapporti familiari o di vicinanza, ma assume per la prima volta una valenza universale. Tutti gli uomini sono fratelli perché sono figli dello stesso padre. E quindi è una relazione personale, però è una relazione personale tra gli uomini che devono, come dice, ripresa dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite del 48, dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che dice tutti gli esseri umani nascono liberi, uguali, eccetera, devono agire gli uni nei confronti degli altri in uno spirito di fraternità. Ma c'è anche questa, c'è questa dimensione dei rapporti fra singoli, però io soprattutto mi vorrei occupare dell'altra, quella che è cominciata con la Francia rivoluzionaria, ma è interessantissimo vedere che a un secolo di distanza torna fortissima nel pensiero cristiano, con l'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII del 1891 e poi ripresa da Pio XI nel quadragesimo anno del 31. Qui i contenuti sono proprio quelli della solidarietà nel suo significato pubblico e sociale, perché sono chiamate in causa le istituzioni e i loro doveri. E questo è importante perché la solidarietà è un principio che comporta per lo Stato e per le istituzioni pubbliche una serie importantissima di doveri. E qui mi piace, queste due encicliche devo dire sono molto belle. Allora, purtroppo il tempo è poco, devo dire solo due parole. Che cosa dice? Il retto ordine dell'economia non può essere abbandonato alla libera concorrenza delle forze, ma ha bisogno di essere regolato. E il principio regolatore non può essere la supremazia economica, una forza cieca e un'energia violenta che ha bisogno di essere vigorosamente governata secondo principi di giustizia e carità sociale. Quindi questo pensiero cristiano a me sembra molto importante di queste encicliche, perché qui ritorna la dimensione pubblica della solidarietà. Chiamiamola fraternità, ma quello è, ecco. E perché questo era la base della nostra Costituzione, perché era fondata anche su questi principi e su queste basi. E poi è importante perché appunto si presenta come un programma vincolante per le istituzioni e si distingue bene fra assistenzialismo fondato sul principio della caritas e politica sociale, il cui fondamento è la solidarietà sociale. Qui noi abbiamo due versanti del significato di solidarietà. Uno, diciamo, quello
legato al sentimento di fraternità e solidarietà tra singoli, ma poi c'è la parte che riguarda invece le istituzioni, e la solidarietà, quando si parla di istituzioni, è molto importante. Comunque sono importanti, dirò una parola solo su questo, i comportamenti solidali, spontanei e gratuiti, che la stessa Corte Costituzionale, di cui la Costa Corsi è occupata in alcune sentenze, ne ho presenti due del 92, e che appunto in pratica dice che il volontariato, ad esempio, è la più diretta realizzazione del principio di solidarietà sociale, dove la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico o per imposizioni, par libera scelta. Ecco, volevo dire, spero che qualcuno mi senta che è fuori da questa stanza, che tutto il complesso mondo del volontariato quindi è costituzionalmente protetto dal grande ombrello del principio costituzionale di solidarietà, e di questo devono tener conto tutti, governanti compresi. Questo principio, come ho detto, si trova fissato nell'articolo 2, che parla di solidarietà politica, economica e sociale. E che cosa vuol dire? Nel secondo comma in poi dell'articolo 3, a cui si lega, si impone allo Stato e agli enti pubblici, alla Repubblica in genere, di assicurare le condizioni necessarie per il pieno sviluppo della persona umana e per la partecipazione effettiva di tutti all'organizzazione del Paese. Cioè, l'articolo 3 impone alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il libero sviluppo della persona e la realizzazione vera del principio di eguaglianza, perché nella realtà dire che siamo tutti uguali di fronte alla legge, come dice il primo comma dell'articolo 3, è importante, perché è il divieto delle discriminazioni, però non basta, perché siccome non siamo tutti uguali, siamo molto diversi, le condizioni sociali sono diverse, e mentre le costituzioni, diciamo, fino al secondo dopoguerra erano basate solo sul principio liberale individualistico, che tutti erano uguali, tutti sullo stesso piano, gli diamo gli stessi diritti. Ma le costituzioni dal secondo dopoguerra in poi, insomma quelle che noi chiamiamo costituzioni postmoderne, compresa la nostra, quella della Germania, si rendono conto che l'eguaglianza non c'è nella vita e che quindi è compito dello Stato cercare di rendere effettiva questa eguaglianza, rimuovendo questi ostacoli. Quali sono i primi? Beh, la miseria la metto prima di tutti, però ci metto vicino l'ignoranza, da cui, che è gravissima, perché questa con l'ignoranza non solo non si è tutto uguali, perché il divario di conoscenza è divario di potere, ma veramente è la condizione della persona che non ha un minimo di cultura, è una condizione di grande debolezza. Ecco, tutte le persone dovrebbero essere messe insieme, anche per tutelare la dignità di ogni essere umano, perché in realtà quando si parla di solidarietà, la solidarietà non sta da sola, è una parola che implica anche l'esistenza di altre parole. Il primo è, come l'ho già detta tante volte, eguaglianza. La solidarietà si può avere solo in un rapporto in cui l'eguaglianza sia in qualche modo garantita. La Costituzione lo fa, ma la nostra realtà non è certo così, è ancora molto, molto distante dal modello costituzionale. E soprattutto si lega con l'altra parola di cui anche abbiamo già menzionata, come dignità,
perché, dice la Corte Costituzionale in alcune importanti sentenze, è il valore di ogni essere umano, la dignità, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, in modo che a ciascuno, chiunque sia, qualunque sia la sua storia, a ciascuno è riconosciuto il diritto che la sua dignità sia preservata. Una Corte Costituzionale, questa è una bella sentenza del 1994, però la dignità, anche questa che fa parte della solidarietà, perché è il primo requisito, è spesso violata in modo plateale in alcune situazioni, come la situazione carceraria, dove veramente è drammatica e distruttiva di ogni dignità. E poi mi domando, qual è la dignità di chi si trova nella miseria assoluta, nell'emarginazione, nella grave malattia o nell'abbandono, se non addirittura nella persecuzione come i migranti? I costituenti, come dicevo, sottolineavano il legame fra dignità e solidarietà. Allora, in primo luogo sul piano economico, di questo si è parlato molto in Assemblea Costituente, e mi interessa ricordare che su questo punto ci sono stati importanti interventi, e ne cito tre politici: uno democristiano, l'onorevole Togni, la Lina Merlin socialista e Teresa Nocci comunista. Erano assolutamente d'accordo su questo punto, che però non si è realizzato. Che cosa volevano dire? Qual è il principio primo in cui la solidarietà si sostanzia? Garantire a tutti il necessario all'esistenza. E lì ci sono, non ve le leggo, le varie formulazioni con cui poi si è arrivati alla norma costituzionale, questa idea di di non lasciare nessuno completamente abbandonato. E ne uscì l'articolo 38, che nel segno della solidarietà assicura intanto a ogni cittadino inabile al lavoro il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. Siamo ben lontani dal mantenimento per l'inabile. E ai lavoratori, cioè a tutti gli altri, perché la Costituzione pensava che tutti lavorassimo, il diritto al mantenimento, al diritto a mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di malattia, infortunio, invalidità e vecchiaia, e sottolineo io che è scritto disoccupazione involontaria. Quindi il disoccupato non dovrebbe essere sulla strada a chiedere qual è l'elemosina, ma dovrebbe essere coperto dall'articolo 38 della Costituzione. Così non è. Tutti se ne sono dimenticati, e anche quando si propongono cose nuove come il reddito di cittadinanza, che certo per gli ostacoli che gli hanno messo si è ridotto a quasi nulla, ma invece non si pensa, non ci si ricorda che sono prestazioni dovute per Costituzione. Siamo gravemente inadempienti. E ricordo che già nel 1900, mi fate un segno perché non ho guardato l'ora, chi è che doveva farmi segnare? Vai, tu c'hai tutto. Vabbè, allora, fatemi dei segnali. Allora, siamo dunque gravemente, la Corte Costituzionale già nel 1987 sottolineava l'interesse della collettività, quindi della comunità sociale, alla liberazione di ogni cittadino dal bisogno e alla garanzia di quelle minime condizioni economiche e sociali che consentono l'effettivo godimento dei diritti civili e politici. Inutile dire che anche i diritti civili, se c'è la miseria e l'ignoranza, non servono. È banale, ma si fa sempre l'esempio della libertà di pensiero e di stampa. Se io non sono analfabeta o leggo poco o non capisco quello che leggo, cosa me ne serve della libertà di stampa? Ah, grazie. Beh, no, non...
Vabbè, su queste tristezze almeno un bicchiere d'acqua mi ha un po'. Allora, da tutte queste cose che dice la Costituzione, e vediamo questa dignità e la novità, ecco qui proprio lo dice molto bene un giurista che è stato anche presidente della Corte Costituzionale, che è Paolo Grossi, che forse molti di voi a Firenze conoscono, e lui dice proprio, fa una frattura fra le costituzioni della modernità e le costituzioni postmoderne, perché lui dice qui si ha la sensazione dell'uomo nella sua condizione esistenziale vera, nei suoi bisogni sociali e quindi nei suoi diritti, ma i diritti che non sono solo quelli di libertà, ma sono anche i diritti sociali. La dignità e della solidarietà esige dallo Stato prestazioni e risorse, naturalmente per salvaguardare questa dignità e farla crescere fin dall'inizio e nella delicata fase della formazione di ciascuno. E qui devo toccare un tema che mi è molto caro, la scuola, che è forse il settore più importante e decisivo per la formazione di una persona, in cui è in gioco davvero la dignità dell'uomo. E allora anche qui è violata l'eguaglianza, perché in una serie di omissioni che insomma finiscono di fatto a precludere o a limitare a molti l'accesso a una vita dignitosa e una partecipazione politica e sociale attiva e consapevole. Perché per alcuni, per molti, per i più deboli delle classi sociali meno favorite, la scuola è l'unica speranza, e trascurarle può veramente segnare l'intera vita di giovani delle fasce sociali più deboli, abbandonate. Chi e come li recupera dopo? E quindi il diritto all'istruzione, non dimentichiamolo, sarebbe anche un dovere di solidarietà per il singolo, cioè di formare la propria, ma per lo Stato è un dovere essenziale di fornire l'istruzione a tutti, perché qui, e lo vorrei ricordare, al danno per lo sviluppo individuale, per la crescita della persona, c'è anche il danno per la società, alla quale alcuni soggetti quindi restano estranei perché si sentono in qualche modo espulsi. E queste marginalità pericolose, che sono rese più acute dalla presenza di numerosi profughi stranieri, anche loro emarginati, che cosa significano? Non solo privano la collettività dell'apporto di molti e di energie vitali produttive, ma possono anche dar luogo a fenomeni di devianza rischiosi per la collettività. Io vorrei sottolineare che la solidarietà alla fine paga, l'abbandono sociale non paga mai. Poi la solidarietà sociale è andata in pezzi perfino nel lavoro. Non occorre che mi dilunghi perché è davanti agli occhi di tutti, ma ricordo solo che sul lavoro la Repubblica è fondata, è addirittura nell'articolo 1, la Repubblica Democratica fondata sul lavoro. E come diceva Murtati, che era un importante costituente della fascia dei cattolici democratici, che cosa diceva Murtati? È essenziale il lavoro, perché è essenziale che sia scritto nella Costituzione, perché in qualche modo si vuole rovesciare, invertire il valore dei due termini del rapporto proprietà-lavoro, conferendo la preminenza sul primo a quest'ultimo come unica fonte di dignità sociale. La dignità sociale non dovrebbe venire né dalla ricchezza né dallo stato familiare né dai, ma dovrebbe venire dal lavoro che uno svolge nella società, anche a beneficio. E vabbè, e allora è così. Cosa dice la Costituzione, oltre che menzionare al primo articolo? Dice anche che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto. Allora, dice la Corte Costituzionale, io parlo sempre della Corte perché la ritengo l'unica nostra, l'ultima spiaggia. Scusate, qui faccio un inciso che non c'entra con la solidarietà, però dobbiamo esserne consci tutti. Le leggi, ci rispetta le leggi, e bisogna vedere, rispetto le leggi, una volta si diceva se sono ingiuste le rispetto, adesso noi abbiamo un termine di confronto che è la Costituzione, se le leggi sono contro i principi fondanti della Costituzione sono illegittime e la Corte Costituzionale le può annullare, però non lo può fare da sola, non so se mi spiego, non è che la Corte per ragioni intuibili non gli è consentito guardare le gazzette ufficiali e dire questa legge è illegittima e quindi la annullo, no, il materiale su cui deve decidere gli deve essere portato da qualcuno, il cittadino nemmeno lui può agire immediatamente ma deve passare attraverso un giudice. E qui da qualche tempo mi sto ricordando del valore della disobbedienza civile, perché se, e l'abbiamo visto in questi giorni, anche alcuni sindaci, alcune cose importanti, perché in realtà se io violo una legge, certamente sono sanzionabile, però non sono indifeso e disarmato. Certo, faccio a mio rischio, ma se io sono portato in giudizio, io posso eccepire davanti al giudice che mi sta giudicando che quella legge è incostituzionale e allora il giudice può portarla alla Corte e farla dichiarare illegittima. Ma se i cittadini stanno tutti in una passiva, come dire, obbedienza, che non, per carità, questa è una legge, sai, non si tocca, no, si tocca, è come se viola i principi fondanti della convivenza civile. Chiamo la Corte Costituzionale per questo, che ha ripristinato il nostro ordinamento, sarebbe adesso è bruttino, sarebbe orrendo senza gli interventi demolitori della Corte, perché voi pensate che anche molte leggi non buone sono ancora prima della Costituzione e sono ancora lì. Perché? Dice, e la Corte cosa fa? Se non gliele mandi, la Corte non le può annullare, perché non lo può fare da sola. Allora, andiamo avanti. Perché segno, mi fate sti segni per favore, non ci vedo. Allora, un altro punto molto importante, scusate, tutta la nostra vita c'entra con la solidarietà e tutta la Costituzione, per esempio la salute, come prima dicevo, la salute è una condizione indispensabile anche per essere cittadini attivi, la gravità di una malattia che non puoi curare ti emargina completamente e qui dobbiamo ricordarci che la Costituzione all'articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, attenzione, e interesse della collettività. Quindi c'è questo insieme fra la persona e la comunità. Ma la tutela, quindi il diritto alle cure che non possono essere negate, dopo un momento ci arriveremo. Non si possono negare le cure adducendo la mancanza di fondi o la scarsità delle risorse, perché qui allora c'è un principio importantissimo che è quello che i valori fondamentali, le priorità della Costituzione sono obbligatorie. Ad altre spese si possono dare fondi, spese facoltative, se non vietate come la guerra, guardate cosa spendiamo in armi. Questi bisogna fare una diversa allocazione delle risorse. La salute è un diritto fondamentale primario, ma è messa a rischio non solo dalla malattia, ma da un'altra cosa di cui ci si dovrebbe tutti curare, soprattutto le istituzioni pubbliche. Vedete, io per adesso vi parlo delle istituzioni. L'inquinamento. L'ambiente salubre è un diritto che la Corte Costituzionale, anche lei, ha stabilito. E poi, insomma, la Corte fa, quando riesce ad annullare una legge, va bene. Se enuncia un principio, poi i politici fanno quello che vogliono. E la speculazione la vince quasi sempre.
Altra cosa, la solidarietà presuppone anche il rispetto della persona, dicevamo, e anche la libertà di coscienza, anche della coscienza individuale. Qui ci metto dentro anche il principio di laicità, perché l'intolleranza religiosa è contraria. Anche l'esibizione di simboli religiosi è contraria non solo secondo me alla religione che io professo, ma è anche contraria al principio di solidarietà, perché le persone altre che non condividono quei simboli naturalmente si sentono escluse, soprattutto nelle scuole. Per esempio, la storia del crocifisso, so che molti sacerdoti erano d'accordo con me, è negativo l'idea, perché per una persona può essere un simbolo che non condivide e quindi non è suo. Sembra che la scuola parteggi per quella parte e margini gli altri, ma la solidarietà è inclusiva. Se lo Stato è percepito come vicino a certi cittadini più che ad altri, la solidarietà diventa una parola vuota. Quindi, cosa volevano i costituenti? Creare un mondo umano, un mondo in cui fosse consentita a tutti una vita dignitosa e potessero concorrere alla gestione dello Stato. Ma vi dicevo, si avanza sempre il vincolo del bilancio: questo non si può fare, questo non si può fare per la scarsità di risorse. E c'è l'idea, c'era, adesso dovrebbe essere morta, che i diritti sociali, quindi i diritti a delle prestazioni da parte dello Stato, non siano diritti come gli altri, ma siano diritti condizionati alle risorse. Se ci sono i soldi ti tutelo quel diritto, se non ci sono i soldi no. La Corte Costituzionale, torno di nuovo, ha detto che sono diritti, veri diritti sul piano di tutti gli altri, egualmente esigibili, sono diritti fondamentali, anche se appunto qualche volta si tira fuori il vincolo di bilancio. E qui ci sono, non posso dilungarmi, varie sentenze, in particolare a partire dal 2016, il 2017 e anche nel 2015, in cui la Corte ha fornito risposte che ridisegnano in modo costituzionalmente corretto i rapporti fra diritti e bilancio, e ha fatto ha preso una distinzione che, devo dire, qualcuno di noi aveva, io compresa, aveva lanciato. La Corte l'ha proprio assunta in varie sentenze, con la distinzione tra bisogni primari e le destinazioni di fondi costituzionalmente doverose, quelle consentite e quelle vietate, e ha detto che quelle facoltative si possono fare solo se sono stati soddisfatti i bisogni primari. Quindi la Corte dice sono diritti inviolabili, è un limite, e quindi qualcuno parla di discrezionalità del legislatore, che può fare quello che vuole. No, i diritti fondamentali sono un limite alla discrezionalità del legislatore. Sono un limite. Perché? E qui è la cosa forse più importante del mio discorso di oggi. Il principio di solidarietà, per quello ho detto, ha tanti significati, ma quello costituzionale ha un valore giuridico cogente ed è un vincolo per il legislatore, che non è libero di rispettarlo o meno. Allora, ha un valore assolutamente vincolante, e la Corte dice il principio di solidarietà garantito dall'articolo 2 della Costituzione è garantito, queste sono le parole, come base della convivenza sociale, normativamente prefigurata dal Costituente. Cosa vuol dire normativamente? E vuol dire che è uno normativamente cogente, non è un desiderio, un sentimento di fraternità. Qui lo Stato è tenuto, ed è un principio assolutamente vincolante,
e ha ripetuto addirittura che, insomma, ha escluso che si tratti solo di un sentimento, quindi inderogabili questi doveri per lo Stato. Ci sarebbero anche doveri inderogabili per gli individui: difendere la patria, essere fedeli alla Repubblica, osservare. Mi fermerò su uno, articolo 54, secondo comma. Coloro cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore. Quindi non solo non devono compiere reati, che sarebbe già, ma devono esercitarle con disciplina ed onore. Ma non dice coloro che, attenzione, coloro che esercitano pubbliche funzioni, dice coloro cui sono affidate. C'è l'idea della fides, non so se mi capite, che in qualche modo la comunità ti affida questa funzione, e quindi ha un preciso dovere che travalica la sfera del giuridico esterno, ma deve essere chiamato in causa per l'onore. L'onore è una parola che pare un po' desueta, ma io credo che senza l'etica repubblicana le istituzioni non possono funzionare. Poi ce n'è un altro: per tutti, concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Quindi non in maniera uguale. Ecco, il sistema è ispirato a criteri di progressività. Quindi bisognerebbe, qui sì è un dovere di solidarietà del singolo, perché usa i servizi sociali, usa i servizi pubblici. E cosa fa? Ruba. In pratica è un ladro, l'evasore è uno che danneggia la comunità perché sottrae risorse, sfrutta servizi e prestazioni pubbliche pagate dall'altro. E quindi qui però mi pare che ci sia una grande tranquillità su questo piano. Allora, anche la cultura, dicevo, è fondamentale, e mi pare che devo cercare. Ecco, basta, adesso lasciamo tutto. Un'ultima parola, sì. Solo questa, bisogna dirlo: solidarietà e democrazia. La solidarietà è essenziale, è una condizione essenziale per la democrazia, che per funzionare deve avere una società in cui siano eliminate le antitesi radicali di interessi fra parte e parte della consociazione, perché la presenza di interessi troppo confliggenti impedisce la formazione di una volontà comune nella dialettica pacifica richiesta dalla Costituzione. E naturalmente questo è un punto di grande importanza, e voglio aggiungere, dovevo parlare anche del voto, perché anche quello è dovere civico, eccetera, ma in realtà non è attraverso leggi che garantiscono la governabilità che la governabilità si ottiene, non è attraverso queste norme violente, ma cercando una redistribuzione, una pace economica che renda meno gravosi e pesanti i dislivelli sociali, e quindi renda anche possibile un discorso più omogeneo e più armonico. Mi sa...